Non temere, Dio è con te. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Siamo in questa terza settimana di Avvento, una settimana dove attendiamo con grande gioia una nuova venuta di Gesù. Accogliamo il Vangelo secondo Matteo 1, 18, 24. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Amen». Carissimi, oggi abbiamo accolto in Matteo 1 un bellissimo brano che ci prepara non solo alla nascita di Gesù, ma anche sono quelle condizioni umane che vivono Giuseppe e Maria. Maria sappiamo che ha ricevuto un'annunciazione da parte di un angelo di Dio, di questo progetto straordinario e anche inaspettato, sorprendente, perché dal suo grembo, tramite lo Spirito Santo, sarebbe nato il Messia, il Figlio di Dio. Giuseppe è scoraggiato perché vede che Maria è incinta. Chiaramente non erano ancora andati a vivere insieme e che cosa pensare se non Maria mi ha già tradito? Non puoi, da quanto giusto potresti essere, pensare c'è qualcosa di divino che le è accaduto. Nemmeno oggi lo pensiamo. Pensate Giuseppe che vede la sua fidanzata promessa sposa incinta, ma è bravo, è buono, è giusto e non voleva accusarla pubblicamente. Quindi la vuole ripudiare in segreto dicendo mi hai tradito, sei incinta, sei andato a letto con un altro uomo, non voglio stare con te, ma non voglio accusarti e farti del male. Ma Giuseppe non sapeva il progetto di Dio, non lo conosceva. Quante volte anche noi di fronte a certe situazioni giudichiamo. Giudichiamo Dio, giudichiamo gli altri, non conosciamo alcune cose che solo Dio le sa. E abbiamo soprattutto dei limiti nella nostra mente. Abbiamo dei paletti, abbiamo delle muraglie altissime che ci impediscono di comprendere il pensiero di Dio, la volontà di Dio. Giuseppe stava attraversando questa situazione, non capiva e vuole abbandonare Maria in segreto. Gli appare un angelo e gli dice non temere Giuseppe, perché ciò che è generato in lei viene dallo Spirito, viene da Dio. Tu va avanti, tu sii forte, perché arriverà il Salvatore. Il nome che tu, che sei il Padre insieme a Maria, nella carne, perché la prenderai in sposa, tu darai questo nome, Yeshua, Dio salva. Tu darai questo nome, Emanuele, Dio con noi. E noi sappiamo che il titolo di Gesù, il titolo di questo figlio, è un titolo che viene dai profeti. In particolar modo, Matteo prende quello di Isaia. Il suo nome sarà Emanuele,
di questo bambino nato dalla Vergine, che significa Dio con noi. Ecco che Giuseppe ha bisogno di un angelo che lo incoraggia e fa vedere davanti a lui quella situazione non con gli occhi negativi e di accusa, ma con altri occhi. Tutti abbiamo bisogno di un angelo, tutti abbiamo bisogno di essere incoraggiati per tante questioni, per tante avventure difficili che viviamo e che non sappiamo capire e comprendere. Lascia che oggi venga a bussare nella tua vita un angelo che ti dice non temere, non avere paura. Dio è con te, Dio non ti abbandona, non temere, perché il Signore è al tuo fianco. Allora insieme le diciamo grazie Gesù, grazie perché oggi illumini i miei passi. In questa nuova settimana mi doni di aprire le orecchie alla tua parola, aprire gli occhi di fronte a tutto ciò che per me è incomprensibile. Aiutami a comprendere che tu sei al mio fianco, che tu non mi abbandoni. Aiutami a non scoraggiarmi di fronte al male, di fronte alle crisi, di fronte alle malattie. Vieni, vieni Spirito Santo e porta la gioia nel mio cuore, porta il coraggio. E a te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, oggi annunciamo anche agli altri, non solo a noi, questo bellissimo slogan: non temere, Dio è con te. E noi dobbiamo proclamarlo a voce alta: il Signore è con noi. Amen. Oggi voglio anche annunciarvi un altro bellissimo testo che viene da una testimonianza della scuola biblica di una nostra studentessa. Cristo è risorto. Sono Daniela da Trento. Non finirò mai di ringraziare tutto il vostro staff per l'opportunità che ho ricevuto per poter frequentare questo corso biblico. Non avrei mai immaginato che ce l'avrei fatta. Sono passati velocissimi questi 3 anni e in questo periodo, oltre che aver imparato a conoscere la Bibbia, ho conosciuto e incontrato Gesù, che è entrato nel mio cuore e mi ha insegnato ad amare, a perdonare, a non criticare. E soprattutto ora sono più serena perché so che Lui è al mio fianco e non mi abbandonerà mai. Io continuerò ad ascoltare Padre Luca come fonte di energia e gli sarò grata per sempre. Grazie a tutti. Grazie a te, carissima Daniela, per questo commento, per questa tua condivisione, perché davvero la scuola biblica, cioè studiare, imparare quello che Dio ha detto e sapere che nei secoli Dio ha parlato ed è intervenuto, è la cosa più bella e aiuta anche a noi nel nostro presente a vivere con fede. Le iscrizioni fino alla fine di questo mese sono sempre aperte sul nostro sito. Grazie per avermi accolto, buona giornata e a domani. Ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.